Esordì guardando intorno a me, nella sala tutta pannelli del circolo, le facce esperte dei miei pari nella professione forense. La Chiesa ebbe un'ottima idea quando creò la parte di avvocato del diavolo. Quando un comune mortale viene proposto per la canonizzazione, è molto giusto incaricare qualcuno di assumersi la parte di accusatore del candidato. Questo impegna coloro che sono in favore a dissipare anche la più piccola nota critica. E alla fine del dibattito, soltanto chi è supremamente degno può assurgere al livello di santo. Mi girai poi a osservare i nobili lineamenti di Arthur Harcourt, il quale sedeva un po' appartato dal grosso dei membri del circolo, su una sedia di querce, cuoio scuro che assomigliava ad un trono. Il mio amico appariva rilassato nel sobrio e inappuntabile completo grigio, e la sua bella faccia giovanile era serena. Con le caviglie incrociate, il mento appoggiato ad una mano e l'altra mano abbandonata sul bracciolo del seggiolone, sembrava che stesse posando per farsi fare il ritratto. Arthur Harcourt viene oggi davanti a questa dotta assemblea essendo stato nominato per la carica di presidente, e io, come suo amico di più lunga data, sono stato incaricato da voi di argomentare contro la sua assunzione a quella carica. Così sia. Accetto volentieri un compito che molti avrebbero forse rifiutato, perché credo nel concetto di advocatus diaboli e intendo addurre critiche molto severe nei confronti del candidato. Tacqui, tanto per l'effetto, versandomi un bicchiere d'acqua dalla caraffa sul tavolo vicino alla sedia di Harcourt. Mi limitai ad un piccolo sorso, non avevo sete, e meno male. L'acqua aveva un sapore stantio, strano, come di zolfo. Presi mentalmente nota di far dare una lavata di capo all'usciere per non aver fornito acqua fresca prima di una riunione così importante. Il nocciolo della mia accusa contro Harcourt è che egli è riuscito, servendosi di un'intelligenza acuta e di una convincente eloquenza, a far assolvere dai nostri tribunali un certo numero di cittadini indesiderabili che dovrebbero invece stare in prigione. Cito il caso di Stephen Cogan, processato di recente in questo stato, accusato di omicidio di primo grado e di rapina a mano armata. Il signor Cogan è tornato al momento a dirigere la sua casa da gioco in Lake Street. In un'intervista ad un giornale, il signor Cogan ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Con un avvocato come Harcourt non potevo perdere. Sto ancora ridendo. Ha fatto fare la figura dell'idiota a quel procuratore distrettuale». Come rispondere, signor Harcourt, all'implicita accusa d'aver aiutato un colpevole a farla franca? Ho discusso il caso di Cogan al meglio della mia abilità. I giurati hanno preso la loro decisione senza interferenze. Deplorare la loro decisione significa criticare il nostro sistema di giustizia. Ora passerò al caso di Terence Fay. Due testimoni d'accusa fornirono prove della sua colpevolezza che non vennero mai confutate. In compenso, siete riuscito a gettare una luce così maligna sulla personalità dei due testimoni che alla fine le loro deposizioni non vennero prese in considerazione dalla giuria e Terence Fay venne assolto. Senza dubbio questa è una condotta professionale indegna di un uomo che aspirerebbe alla presidenza di questa associazione. Farei qualsiasi cosa, ripeto, qualsiasi cosa, per far assolvere l'individuo che ha avuto l'incarico di difendere. Tocca a chi ha un mandato di accusatore uguagliare la mia determinazione, se può. Continuai adducendo pesanti accuse contro di lui per essere assolutamente fedele al mio compito, senza trascurare di scoprire nessun altarino nello sforzo di accumulare ragioni per le quali la candidatura di Arthur Harcourt doveva essere respinta. C'erano momenti in cui avevo l'impressione d'essere fin troppo convincente. E se fossi riuscito,
e quell'individuo eccezionale fosse stato davvero bocciato. Ma perfino mentre quel dubbio mi passava per la mente, assicuravo a me stesso che questo non poteva mai accadere. C'era una forza in Arthur Harcourt che sembrava irresistibilmente destinata al successo. Punto per punto presentai i particolari della mia tesi. Come pietre di una costruzione si ergevano in un solido muro di prove contro l'integrità e l'umanità di Harcourt, un muro oltre il quale un osservatore casuale avrebbe forse pensato che nessuno potesse mai arrampicarsi. Ma non c'erano osservatori casuali nella stanza, c'erano soltanto avvocati che, come me, avevano vissuto e lavorato accanto ad Harcourt, si erano meravigliati della sua brillante intelligenza, avevano subito il fascino ipnotizzante della sua personalità. Il mio assalto conclusivo era personale e di conseguenza più dannoso in potenza di qualsiasi cosa da me detta prima. Parlavo con un po' di trepidazione ora, domandandomi se per caso non mi stessi spingendo troppo in là. Ma come avvocato del diavolo, come potevo spingermi troppo in là? Parlerò infine di un evento che potrebbe anche essere ignoto a molti in questa assemblea, ma è suffragato da prove mediche, nel caso che qualcuno di noi trovasse la storia incredibile. Vi riferite alla morte di Margaret Harcourt? Proprio così. Non occorrono prove in tal caso. Io non nego la parte da me avuta nella vicenda. Ammettete d'esservi seduto accanto al letto di un'anziana signora, vostra madre, ed averla convinta con la vostra eloquenza a ingerire una dose eccessiva di barbiturici, agendo così da istigatore del suo suicidio. Sì, lo ammetto. Ma dite tutta la storia. Dite agli onorevoli colleghi che nel corpo della signora Harcourt allignava il morbo maligno che ben presto avrebbe fatto un inferno della sua vita. E le proprietà che ereditaste non avevano niente a che fare nella vostra decisione di convincere la malata a compiere quel passo? Non mentirò con voi. Il denaro, le proprietà, mi hanno consentito di arrivare a una posizione che la maggior parte degli uomini consegue soltanto dopo anni di fatiche. Naturalmente ho accettato con gioia tanta fortuna, ma ve lo giuro, non ho affatto persuaso mia madre a togliersi la vita. Dopo una serata di festeggiamenti al nostro nuovo presidente, prendemmo insieme un taxi per rincasare dopo aver deciso di fermarci prima un momento da me. Era una gelida serata di fine dicembre, ma io rabbrividivo non tanto per colpa dell'aria tagliente quanto per la sensazione d'avere forse calcato troppo la mano. Harcourt non m'aveva mostrato alcun malanimo dopo il processo o durante la serata, ma sicuramente la severità del mio controinterrogatorio doveva averlo lasciato in forse sulla nostra amicizia. Era silenzioso quanto me durante la corsa in taxi. Stanco dopo la prova, signor Presidente? In parte. Ma più che altro mi sento snervato da queste feste di fine d'anno. L'incessante parlar di pace in terra agli uomini di buona volontà mi dà il voltastomaco. Odio il Natale. Fortunatamente nel mio studio faceva un bel calduccio. Il domestico aveva preparato un bel fuoco con un mucchio di carbonella. Versai un paio di cognac, ne diedi uno ad Arthur, poi ci sistemammo nelle due poltrone gemelle davanti al caminetto. Decisi di dissipare ogni malinteso. Oggi devi aver pensato che io sia il tuo peggior nemico, non il tuo miglior amico. Niente affatto. Avvocato del diavolo. Mi dispiace d'aver portato in campo la faccenda di tua madre. Sono andato davvero troppo oltre. La cosa mi ha lasciato del tutto indifferente, dato che la mia elezione era una conclusione scontata in partenza. Inoltre, non era affatto mia madre. Non era tua madre? Si chiamava Harcourt e tu abitavi con lei.
Esatto. Mi ero installato in casa sua e avevo assunto il suo nome perché lei era ricca, sola, e perché il suo domicilio mi forniva un'ottima base per le mie operazioni. Il patto era che le avrei concesso qualche anno di vita in più purché lei dicesse a tutti che ero suo figlio. Alla fine tenne fede al contratto facendo come dicevo io, prendendo dei barbiturici, da brava figliola. Allora hai mentito giurando di non averla persuasa? Niente affatto. Consulta pure gli atti. Ho giurato che non avevo convinto mia madre a togliersi la vita. Non era mia madre. Dio mi è testimonio, sebbene sia un testimone ostile. Avevo l'impressione d'essere vittima di uno scherzo e al tempo stesso sapevo che ciò che stava avvenendo non era niente di tanto benigno. Il bicchiere mi sfuggì dalle dita, rotolò verso il caminetto e si frantumò contro l'alare. Non prenderla tanto sul tragico, ragazzo mio. Ti ci abituerai. In certi momenti potrebbe perfino piacerti. Cosa? Diventare il mio assistente. Hai dimostrato di sapermi attaccare in aula e hai visto come so reagire. Ora comincerò a darti qualche occasione di difendermi, di lavorare per me. Il calore del fuoco era intenso, ma ugualmente io mi sentii sopraffare da un'ondata di gelo che penetrava fino nelle profondità del mio essere. Il fuoco scoppiettò e diverse braci rotolarono sulla pietra del camino. Arthur Harcourt si alzò dalla poltrona, si inginocchiò e cominciò a raccogliere quelle braci roventi una alla volta, trattenendole un istante nella mano nuda, prima di rimetterle sul mucchio. Girò la testa per sorridermi, la faccia color cremisi nella luce del fuoco. Non devi impressionarti. In tante migliaia d'anni non mi sono mai scottato le dita. Abbiamo trasmesso L'Avvocato del Diavolo di William Bankio, tradotto da Elia Brinis, con Nicola De Buono, Alessandro Quasimodo. Tecnico del suono Claudio Guglielmotto, assistente alla regia Elio Conti, regia di Domenico Polidoro. Realizzazione effettuata presso il Centro di Produzione di Milano.